Non ha fatto gol quando doveva il Fano, nonostante il discreto sforzo prodotto nella prima frazione, e così nella ripresa la partita l'ha vinta la Nuova Florida con una doppietta micidiale. Risultato però giusto, inequivocabile, che sarebbe potuto essere anche più pesante. Momento nero per gli uomini di Mosconi, che in casa non riescono ad esultare addirittura dal 9 ottobre, un'eternità. E la classifica adesso si fa dura. La cronaca: il Fano fa esordire il gigante di Marotta Urbinati al centro della difesa, lanciando il giovanissimo Roberti sull'out sinistro. Con Broso ancora out, il finto attaccante è Severini. Ispirati da Baldini DJ, disc jockey che ha ritmato il pregara, i Granata partono subito forte facendo incetta di angoli. Ben 5 corner nei primi 7 minuti. Al quinto la testata di Severini è troppo morbida per mettere però in difficoltà Giordani, portiere laziale che al nono invece deve respingere distinto la piattata di Schiaroli, che aveva colpito benissimo impattando l'ennesimo piazzato di Nappello. Al 27esimo, invece, al fanese Drolet manca un po' di brillantezza e la difesa riesce a contenerlo spazzando sul più bello. Gol mangiato, gol subito? Quasi, perché qualche secondo dopo il figlio d'arte Muzzi duetta con il san benedettese Valentini e, di prima, la gira in porta col destro, fuori di poco. Le chance si susseguono. Al 33esimo di nuovo Drolet si incunea in area, perde ancora l'attimo e allora la cede a Severini, che a colpo sicuro si fa cancellare la gioia. Dopo due giri di lancette, Valentini si inserisce tra Urbinati e Schiaroli, che è monumentale nello sporcargli il mancino, salvando letteralmente la porta di Bizzini. Al 37esimo Zitelli riceve dal rimite e col destro fa correre al Fano un altro bello spavento, prima che al 41esimo Serges lo imiti in tutto e per tutto nell'altra area. 0-0, davvero strano a fine primo tempo per tutte le chance viste. I gol però arriveranno nella ripresa e saranno tutte di marca ospite. Il primo squillo al 48esimo è del solito Valentini, che rientra sul sinistro e ci prova a giro, bello ma fuori. Prove generali per la Nuova Florida, perché al 50esimo arriva il gol del vantaggio. 1-2-3 passaggi e i laziali infilzano il Fano come il burro. La mezzala Menghi si inserisce in maglie troppo larghe, trovando il Pertugio per la conclusione vincente, tra l'altro sporcata in modo decisivo da un difensore. Si fa in salita per il Fano, con il pubblico che non gradisce un granché. Piove sul bagnato al 55esimo, quando Contini si fa tamponare in area da uno sciocco nappo. È rigore che Basualdo Martinez realizza con freddezza per il 2-0. Al 58esimo però potrebbe accorciare Serges. Bomba mancina che va a esplodere sul fondo dopo una buona iniziativa di Severini, che il meglio lo dà quando va sull'esterno. Man mano che passano i minuti però il Fano sembra spegnersi sempre più, e al 65esimo ci vuole il miglior Bizzini per evitare l'eurogol di Valentini, che per prestazione lo meriterebbe poi come. La partita va verso la fase di stanca. Un paio di zuffe la tengono viva sino alla fine. L'ennesima al 78esimo, quando Urbinati si scontra con il portiere ospite, che reagisce sotto una curva inferocita. All'83esimo Zanni, ben servito da Nappello, tira altissimo. Al 90esimo il rosso al neo entrato Capezzani, reo di aver detto qualcosa di troppo al direttore di gara, è la fotografia del momentaccio fanese. In pieno recupero proteste Granata per un fallo di mano in area. Niente rigore al termine di una giornata nerissima.